Dal nostro Sole arrivano tantissime particelle. Tra queste tante particelle che arrivano fino a noi, ci sono i neutrini. Raccogliendo i dati sui neutrini, si è visto che c'era qualcosa che non tornava. I neutrini provenienti dal Sole erano molto meno di quelli attesi. Ce ne aspettavamo molti di più. Questa discrepanza tra i dati raccolti e i dati attesi si chiama problema dei neutrini solari ed è stato risolto qualche anno fa. E la soluzione al problema è valsa addirittura un premio Nobel. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire qual è la soluzione a questo enigma. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. I neutrini sono particelle molto molto particolari del nostro modello standard. Sono particelle prive di massa. Secondo il modello standard esistono delle particelle che si chiamano leptoni, che fanno parte di una stessa grande famiglia. Di questa famiglia fanno parte tre particelle cariche e tre particelle neutre. Le particelle cariche sono elettrone, muone e tauone. Muone e tauone sono praticamente i gemelli pesanti dell'elettrone. Poi abbiamo tre neutrini: il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tauonico. Quindi ogni particella carica ha il proprio neutrino associato. Elettrone e neutrino elettronico hanno lo stesso sapore. Così si dice in gergo fisico, così come il muone, il neutrino muonico, il tauone e il neutrino tauonico. In tutte le reazioni il sapore si deve conservare. Un esempio è la fusione nucleare. Ne abbiamo parlato in qualche video fa, ma non abbiamo visto quali sono i prodotti, diciamo, di scarto delle reazioni di fusione nucleare. Tra gli scarti delle reazioni di fusione nucleare c'è il positrone, che ha sapore, diciamo, anti-elettronico, mettiamola così. A sapore che in realtà è meno 1. A sinistra della reazione non c'è niente che ha sapore elettronico, quindi ci deve essere un altro prodotto a destra che in qualche modo compensi la presenza del positrone. Questo è il neutrino elettronico. Poiché il sapore del positrone è meno 1 perché è un anti-elettrone, non è l'elettrone, ci deve essere qualcosa con più 1 e questo è il neutrino elettronico. Quando ci sono delle reazioni di fusione nucleare, si producono solo ed esclusivamente neutrini elettronici. Non ci sono né quelli muonici né quelli tauonici. Questi neutrini, quindi, partono dal nostro Sole per poi raggiungere anche parti molto lontane dell'universo perché sono debolmente interagenti con la materia. E infatti alcuni di loro, molti di loro, miliardi di loro, attraversano la Terra senza problemi. In questo momento anche noi siamo attraversati da un flusso di neutrini che tanto non interagisce con noi, semplicemente ci attraversa. Proprio perché sono debolmente interagenti con la materia, lo attraversano senza problemi, anche la loro rivelazione è molto complicata. Ma esistono diversi modi per rivelare dei neutrini. Ci sono diversi esperimenti che hanno contato quanti neutrini elettronici arrivassero sulla Terra e hanno notato che il numero atteso di neutrini elettronici era maggiore dei neutrini che effettivamente contavano. Quindi c'era questa discrepanza che poteva essere imputata o alle reazioni solari, e quindi magari noi non conoscevamo allora appieno le reazioni solari, oppure il problema era da imputare a qualcosa che noi non conoscevamo del neutrino, cosa molto più probabile perché il neutrino è una particella molto difficile da studiare proprio a causa della sua difficile interazione con la materia. Due esperimenti hanno pensato non di misurare il numero di neutrini elettronici, ma di misurare il numero di neutrini elettronici muonici e tauonici che colpiscono ogni giorno la Terra. E quindi di non focalizzarsi solo su un tipo di neutrino. I due esperimenti in questione sono SNO e Super Kamiokande. Entrambi gli esperimenti sono stati effettuati sotto il livello dell'acqua, cercando di filtrare il più possibile da radiazione di fondo, diciamo, terrestre e che poteva in qualche modo inficiare sui risultati della ricerca. Come hanno effettuato questi esperimenti? Il neutrino ha la particolarità di interagire molto bene con l'acqua pesante, che non è composta dall'idrogeno più comune sulla Terra, ma è composto da un altro isotopo dell'idrogeno, il deuterio. Il neutrino colpisce gli elettroni
dell'acqua pesante e questo elettrone acquisisce energia che rilascia sotto forma di luce. Questa luce viene poi rivelata. Quindi in base a quanta luce è stata diffusa dagli elettroni si riesce a capire anche il flusso di neutrini. Quindi usando l'acqua pesante noi non vediamo solo i neutrini elettronici, ma vediamo tutti i neutrini. Quello che hanno notato in questi esperimenti è che il flusso totale di neutrini elettronici, neutrini muonici e neutrini tavonici era pari al flusso atteso di neutrini elettronici che ci saremmo aspettati dalle fusioni nucleari. Quindi erano due le soluzioni. O c'è qualcosa che non va sul Sole, che noi non conosciamo, molto improbabile, oppure il neutrino fa una cosa strana, ovvero nel viaggio dal Sole alla Terra cambia sapore, ovvero da neutrino elettronico diventa neutrino tavonico o muonico. Questo fenomeno di cambiamento di sapore è noto come oscillazione del neutrino. Questa spiegazione che hanno dato i due esperimenti Kamikaze e SNO è valsa il premio Nobel a questi due esperimenti. Questa soluzione non solo ci dice che il neutrino oscilla, ma l'oscillazione del neutrino ci fa anche intuire, anzi ci dice esplicitamente, che il neutrino non è privo di massa come previsto dal modello standard, ma una massa ce l'ha, anche se molto molto piccola. E infatti il premio Nobel è stato vinto proprio perché si è scoperto che la massa del neutrino non è nulla, ma è molto prossima allo zero, ma non zero. Ci sono anche altri esperimenti che si sono occupati del problema dei neutrini e tra questi c'è Borexino, che ultimamente è tornato un po' alla ribalta e se ne è parlato abbastanza, che magari tratteremo in un prossimo video. Per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo al prossimo video.